ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino. È seriamente incredibile di come ben due giorni fa vi abbia parlato di Fortnite Nightmares 2023 assieme a Kado Thorn, il POI, la sua evoluzione e quant'altro. E raga, il giorno dopo, anzi qualche oretta dopo, sull'account ufficiale di Epic Games su Twitter troviamo un tweet appunto da parte loro dove annunciano Fortnite Nightmares per il 10 ottobre. Ragazzi, devo avere qualcosa addosso, non lo so, vado a predictare troppe cose qui. Come di consueto, sì ragazzi, è proprio lei, la box che andiamo ad unboxare ogni singolo anno da quando l'ho ricevuta, è una sorta di rito assieme a voi. Prima di partire però voglio qua sotto tra i commenti che mi scrivate qual è stato secondo voi il miglior Fortnite Nightmares ricevuto su Fortnite. Ragazzi, siamo partiti dal 2017, e credo che lì ci siano state davvero poche, ma dico poche persone che saranno tuttora attive, perché è stato quello del 26 ottobre, un Fortnite Nightmares del 26 ottobre, anche se non si poteva ritenere un Fortnite Nightmares appunto perché avevamo solamente lo Skull Trooper e la Ghoul Trooper nell'item shop assieme alla falce, raga, piccone che è stato super over hypato nel tempo. Dopodiché nel 2018 abbiamo avuto il Fortnite Nightmares di Mortafiamma, dove vediamo l'isola fluttuante del cubo Kevin, il boss della battaglia che si va a schiantare e i primi zombie sulla mappa, però non erano le ombre che abbiamo visto successivamente, ragazzi, erano proprio degli zombie che ci stavano sul Battle Royale. Guardate qui, mamma mia, ma perché Epic non invia più queste cose, raga? Perché? L'incubo, raga, io ho troppa nostalgia, guardate un po' qui. Ma secondo voi le potremmo mettere in una sorta di display, non so, un qualcosina, anche perché guardate, sono tutte sigillate ovviamente, super curate. Allora, sperando di non far danni, vorrei mostrarvele velocemente, anche perché ogni anno ho sicuramente qualche nuovo iscritto che non ha partecipato a tutto ciò. Allora, questo qui, raga, lo hanno inviato, ecco, perché adesso avevo un po' di, non lo so, una sorta di buco nero all'interno del mio cervello. Qui abbiamo il cubo dorato, quindi questo era il Fortnite Nightmares della regina dei cubi, perché proseguendo dopo il 2018... nel 2019 abbiamo avuto il Fortnite Nightmares del Re della Tempesta. Ricordate, al centro dell'isola, ragazzi miei, l'isolotto centrale si andava a trasformare in una sorta di lotta contro il boss finale di Salva il Mondo. Meraviglioso. Guardate qui, un'altra bellissima carta. Queste praticamente andavano a predictare le skin che avremmo poi visto nell'item shop. Quindi sì, un item shop dedicato interamente a Fortnite, l'incubo. Dopodiché nel 2020, se non erro, abbiamo avuto l'agenzia con Mida. Sì, doveva essere Mida Ombre, assieme a tutte le ombre. Praticamente nel momento in cui si moriva in game, il giocatore in questione rispawnava sotto forma di ombra, quindi poteva continuare la sua partita. E non vi dico il record di kill in quelle partitozze, raga, credo di essere arrivato a 68 kill, un qualcosa del genere, non sto scherzando. Eccole qui, ricordate le skin dei pigiamini? Sono loro, raga, sono i pigiamini, guardateli. Non abbiamo nient'altro, quindi le vado a riporre nuovamente qua dentro. Ci tenevo, raga, ci tenevo, ormai sono un bambinone per queste cose, lo sapete. Il Fortnite Nightmares 2021 deve essere stato quello che vi sto mostrando, e quindi quello della regina dei cubi, deve essere stato quello di Ariana Grande. Abbiamo avuto anche il Fortnite Nightmares, però quello mi sa che era del 2020 assieme a Mida Ombre con J Balvin, ricordate tutto ciò, ragazzi miei. E poi il Fortnite Nightmares 2022, che a detta di tante persone potrebbe essere stato quello un po' più scarsetto. Abbiamo avuto un DJ set sotto l'albero della realtà dell'Araldo, sì, DJ set completamente techno. Anche se vi dirò, raga, ho apprezzato tanto, perché quando fanno queste combo con la musica, il DJ che è in me torna seriamente in vita. E hanno introdotto la collab con Ash Williams. Quindi secondo voi quest'anno potrebbe esserci nuovamente qualcosina che riguarda, non lo so,
un film horror. Ash Williams e la sua casetta, ragazzi, non so se ricordate i video che ci feci, Limotte. No, mamma, che bella robetta che hanno fatto l'anno scorso. Sotto questo punto di vista hanno vinto, perché eravamo all'interno di una foresta, c'era questo mini POV dedicato al film, dedicato a questo personaggio, ed è stato davvero carina come cosa. Però non lo so, rispetto a tanti altri Fortnitemers, devo dire la verità, l'ho sentito molto ma molto meno. Quindi sì, tenetevi pronti perché domattina ci sarà l'aggiornamento del Fortnitemers 2023. Scopriremo assieme quali sono i leaks, quali sono le skin che introdurranno in questi giorni nel negozio oggetti, ovviamente a tema Halloween. E seriamente, raga, spero che ci sia una collab carina. Come potete ben vedere qui in alto a destra, ritorna Fortnite l'incubo, la posta in gioco è più alta che mai. Fortnite l'incubo ritorna il 10 ottobre. Sicuramente sarà un aggiornamento mattutino, quindi lasciate a riposo le vostre console perché dovranno scaricare qualcosina mentre non siete a casa. Ovviamente il video odierno è un qualcosa che si va a collegare a tutto ciò di cui abbiamo parlato nel video precedente, sempre dedicato al Fortnitemers. Noi ci becchiamo più tardi con lo shorts giornaliero, ma prima Codigo Martex e la tienda di Fortnite da riaggiornare ogni 14 giorni. Davvero, ragazzi, grazie infinite a tutti coloro che stanno sostenendo quotidianamente il canale con le proprie shoppatine. Allora, il background qui, non lo so, raga, hanno cambiato qualcosina, è tornato basic. Grimoira, leader squadra delle urla, ok. Swift, piedi piatti, prismatico, free mix, svolazzo. Star Wars a gogo è stato implementato, se non erro, ieri. Ok, Sasuke Notes Verity, molto bella, l'abbiamo dovuta prendere subito. Raga, se non erro, a breve questi item andranno via dello shop giornaliero, quindi arraffateli tutti quanti e regalateli ai vostri amici. Qua giù abbiamo altre belle cosette, sì, mamma mia le skin che ci sono, ragazzi. Fortnite l'incubo però a breve si andrà ad espandere, quindi non vedo l'ora. Ok, raga, questo è un backpack di cui ho bisogno. Seriamente, lo dimenticherò da acquistare, sicuramente lo dimenticherò, però devo assolutamente prenderlo. Fortnite l'incubo, armadietto di Ama Blitz, armadietto di Ingrid. Raga, quanti armadietti stanno droppando? Vabbè, manca l'armadietto di Martex, abbiamo capito. Ragazzi miei, è stato un piacere, spero di vedervi in live per questo Fortnitemers 2023. Ovviamente saremo in live qua su YouTube, quindi non mancate, ditelo a tutti i vostri amici e ci becchiamo in game. Un salutone da parte mia e come al solito un bel... Ciao, brothers!